Le scaramucce politico-elettorali tra Salvini e Di Maio, i due leader dei partiti che formano la maggioranza di governo in Italia, non aiutano i mercati internazionali. Lo spread, cioè la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e i Bund tedeschi, si allarga ulteriormente fino a sfondare quota 290 punti ai massimi da oltre 3 mesi. Piazza Affari è la peggiore in Europa, con l'indice FTSE MIB in calo dell'1,3% a 20,606 punti. A pesare sono soprattutto le dichiarazioni del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, secondo cui il governo è pronto a superare il tetto imposto dall'Unione Europea del 3% nel rapporto deficit-PIL per creare occasioni di lavoro per gli italiani. Una situazione che si riflette anche sul clima preelettorale in vista delle europee del 26 maggio, al punto che Di Maio, parlando con i giornalisti a margine di un incontro ad Ascoli Piceno, ha chiesto ai compagni di governo della Lega meno polemiche e più lavoro. Ogni giorno sento dalla Lega ormai minacce di far cadere il governo. Per me questo governo deve andare avanti, dobbiamo continuare per cambiare un paese, sia in Italia che in Europa. E in queste ore so che ci sono tante fibrillazioni per lo spread e per queste dichiarazioni fatte dal leader della Lega sul 3%. Io voglio far aumentare il salario degli italiani, lo stipendio degli italiani con la legge sul salario minimo orario, non lo spread. E mi aspetto il prima possibile una risposta dalla Lega. Io credo che dobbiamo andare avanti e essere anche collaborativi su dei temi. A gettare benzina sul fuoco, tanto per completare il quadro, ci ha pensato lo stesso Premier Giuseppe Conte, che parlando all'Assemblea 2019 di Rete Imprese Italia a Roma è tornato sul tema dell'aumento dell'IVA, assicurando che si intende evitarlo, ma lasciando intendere che il disinnesco delle clausole di salvaguardia nel 2020 e 2021 è tutt'altro che scontato. Come lo faremo? Non è un'impresa facile. Non sono qui a dire che sarà semplice, però stiamo studiando un'operazione profonda di spending review, siamo già all'opera, che ci consenta anche di riordinare la giungla del sistema di tax expenditure che complicano notevolmente la struttura del nostro sistema fiscale e stiamo ovviamente potenziando il nostro sistema di contrasto all'evasione fiscale.